La danza è la via e la via è la danza. La danza è la vita e la vita è la danza. Dinner with Friends è un nuovo progetto di danza, teatro e musica. È un progetto multidisciplinario perché io ho voluto portare in scena non solo la danza, ma con tanta esperienza di lavoro ho voluto anche portare la musica, ho voluto portare il teatro e quindi cercare di riunire tutte queste diverse forme artistiche. Dinner with Friends è senz'altro una festa con amici, è senz'altro un momento di divertimento dove in una festa a casa di Alessandra arrivano degli amici che portano il proprio mondo che viene evocato da questo personaggio che è l'attore dello spettacolo, che appunto si prepara per un'audizione sul Don Quixote. È divertente, voglio dare un po' di allegria alle persone che vengono a vederci in questi momenti un po' di problemi, tristezze, almeno per un'ora ci divertiamo. Così ho deciso di riunire anche dei ballerini che hanno tanto talento e ho riunito 5 di loro con me 6 e abbiamo formato questo gruppo che rappresenta Dinner with Friends e mi piace questo titolo perché appunto quando uno ha una cena con amici è il momento dove si esprime il meglio, succede di tutto e di più. Se coso del braccio lo trompo di un tartasso. Ogni personaggio porta il proprio mondo, ogni personaggio porta il mondo del flamenco, il mondo argentino, latino, asiatico, di tutto il mondo e questi sono anche i fantasmi di questo attore o questo Don Chisciotte e quindi non riusciamo mai a capire cosa è vero e cosa è inventato. Signora però hai che ver, tu retin de matrona. Si te acordas de Ramona, abonale l'alquiler, no te hagas la rasca cue. Chiaramente io non sono una direttrice, una regista, allora ho chiesto l'aiuto a Mario Piazza che è anche lui un grande amico, è venuto qui a New York e sta facendo questo lavoro fantastico che io non mi aspettavo, con tante sorprese anche per me. Ansia. Sabe que la lucha es cruel mucha, pero lucha y se desangra por la fe que lo empecina. È senz'altro basato su un ritmo molto serrato che viene dato dal flamenco, quasi un battito del cuore. Un battito del cuore che in tutto lo spettacolo c'è attraverso le parole del Don Quixote. Ci sono diverse musiche e chiaramente quella più famosa è la musica di Astor Piazzolla. E infatti la nostra amica, la sua moglie Laura Piazzolla viene a vederci e lei è felicissima di darci questa possibilità di usare tutte le sue musiche, noi siamo molto felici di questo, ma anche c'è della musica originale scritta dal compositore americano Thomas Lentakis. Che uno si è quedato sin corazon. Questo cast è un cast internazionale fatto da attori, danzatori, cantanti e tutti quanti rappresentano un mondo, cioè il mondo della creatività o del sogno o della follia del Don Quixote. Dinner with Friends, regia e coreografia Mario Piazza, la direzione artistica di Alessandra Corona con fantastici artisti. Dinner with Friends. Dinner with Friends sarà rappresentato a Roma 25 e 26 ottobre al Teatro Greco, ore 21. Poi da lì andiamo a Cagliari. E il 30 e 31 ottobre al Teatro Civico di Sydney, il 30 e il 31 ottobre. Ciao spettacolo, che spettacolo. Ciao spettacolo, spettacolo, vi invito a tutti a Dinner with Friends. Fai Dolcinea, non ti posso.